Allora ragazzi, oggi grigliatona. Io, buono, oh, buono. Pego un altro cavo che io dietro non guardo, e che sta arriva. Ragazzi, stiamo cucinando le salsicce, il pollo. Qua c'è la polenta, qua c'è questo, i spiedini e abbiamo già tirato fuori le melanzane. Un grande chef qua. Che questo vino qua è grasso, Dio, questa roba. Ragazzi, sono le 12:10 e stiamo per finire qua le ultime cose. Mancano ancora tutti gli spiedini, ovviamente, ma intanto abbiamo fatto la maggior parte della cosa e tra poco mangeremo. Il chef qua ci sta dando gran supporto. Guarda qua, saluto YouTube, papi. Ela! Forza Juve! Sempre. Forza però, proprio forza! Ovviamente qua a Casa Marin siamo tutti juventini tranne mia mamma è milanista, ma qua si tifa Juve e quindi ragazzi sempre forza Juve e continuiamo a inquadrare là il chef che continua a cucinare con grande maestrosità. E qua ragazzi c'è la sorella. Con l'osso dell'oliva. Ragazzi, tra poco sarà tutto pronto e noi intanto continuiamo a filmare qua per il vlog. Bene ragazzi, noi continuiamo qua, la cosa si fa sempre più interessante. Con il chef professionista che sta facendo di tutto e di più. Siamo tutti in compagnia, tutti qua fuori in giardino, dopo ovviamente mangeremo dentro. Siamo sempre qua ragazzi, si fa sempre più fame qua ragazzi, si fa sempre più fame perché veramente la fame si fa sentire. Intanto ho caricato il video di Minecraft che è appena uscito da poco, da 15 minuti, e questo vlog uscirà nei prossimi giorni comunque. Bene, qua continuiamo a cucinare. Manca ancora tutta la polenta, manca questa, vabbè, mancano gli spiedini e dopo dovremmo aver finito. Ragazzi, il grande chef ha detto di assaggiare, quindi noi assaggiamo. Buono. Bene, abbiamo iniziato anche a buttare gli spiedini qua. Sempre qua in compagnia, c'è anche la nostra vicina di casa, saluta Giulia. Ciao Giulia, ah Iori. Ragazzi, intanto abbiamo messo anche qua degli spiedini, qua è quasi tutto pronto, guardate si doveva proprio passare la moto adesso. Vabbè, continuiamo. Sempre con il nostro chef, guardate che si va a prendere la roba e la mette, attenzione, sulla piastra, sulla griglia. Qua c'è l'olietto per metterlo dopo. E intanto qua continuiamo i lavori. Nel frattempo si è fatto mezzogiorno e 27 e manca pochissimo. Mancano praticamente solo gli spiedini, ragazzi, ed è pronto, quindi qua c'è sempre la sister. Cuciniamo. Poco poco. Ciao nonna. No. Dobbiamo assicurarci che abbassi la.
E nel frattempo abbiamo anche un ospite, cioè mia nonna, l'abbiamo invitata qua a mangiare e sì, adesso mangiamo. Si è ascoltato qua il chef. Ok ragazzi, qua il chef ha chiamato, quindi vuol dire che siamo quasi pronti. Eh sì, ci siamo. La teglia qua si fa sempre più piena. La polenta è tagliata. Qua la polenta. Sì, ragazzi, si cucina sempre di più qua, è quasi pronto, quindi manca poco, tra poco è pronto e dopo mangeremo. Sono le 12:43 ragazzi, quindi quindi non manca tanto, ragazzi. Siamo alla fine. Se fai qualcosina di crudo, ragazzo, spiedini, salsiccia vuoi, non so, una cosina mai, questi Qua è cucina. pronta anche questa teglia quasi. Qua mancano solo le tre polentine e basta. Quindi siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine, 12:48 ragazzi. Più Ma che ora sono partiti a cucinare? o meno alle 11:40, un'ora. Un'ora di forti questa roba, però. C'è. Da solo, però. Cioè, Leonardo. Anche la seconda teglia è andata, manca l'ultima che è solo polenta e basta. Terza teglia. Cosa ho detto? La seconda. La seconda teglia è andata, adesso manca la terza. Ma la terza era di carne. L'ho fatto tutto uno. Tutto in due. Sì, beh, dai, stessa roba, ragazzi. Ragazzi, 12:52 e qua abbiamo finito tutto, abbiamo portato su le ultime cose e adesso portiamo su quello e siamo pronti per mangiare. Stiamo servendo ai tavoli e tra poco si mangia, ragazzi. Com'è gustare quel che si è preparato? Poco più di un'ora del lavoro, adesso ci si gusta, neanche male. E qua c'è anche il nostro cane che fa compagnia, vero Lulu? Assaggiamo, ragazzi, noi la maestria No, no, scusami, la forte cosa. del professore. Questo è mio, questo è tuo. Ci sta, buono, buono. Bene ragazzi, finito tutto, c'è ancora una teglia, ma io sono a posto. Ragazzi, ho portato il cane in giardino a mangiare la crosticina, se no sporca tutto dentro. Guardate com'è felice. Vabbè ragazzi, noi abbiamo finito e basta.